Donati, è mancato il ballottaggio. Cosa è successo? È mancato il ballottaggio, ma la cosa più grave è che è successo che un ravennate su due non è andato a votare e quindi deve assolutamente fare scaturire questo comportamento dei nostri concittadini, deve far scaturire un ragionamento sulle motivazioni per le quali solamente il 54% dei ravennati si sono recati al voto, quindi hanno esercitato quel sacrosanto diritto, dovere, dell'esprimere una preferenza per chi dovesse essere il proprio sindaco per i prossimi 5 anni. Questo è un dato che deve far riflettere, è un dato che non mina sicuramente la nostra democrazia, però mina assolutamente il rapporto con la politica, il rapporto di partecipazione che la città dovrebbe avere. Ravenna fu premiata, mi ricordo, da Simone Weil come la città che aveva il maggior numero di votanti una trentina di anni fa, se non ricordo male. Adesso invece siamo nella media nazionale, quindi siamo in una media che ci vede poco partecipanti alla vita politica e quindi alla vita pubblica. Soprattutto in un momento così importante nel quale ci sono scelte veramente molto, molto importanti da fare, ci sono progetti decisivi da mettere a punto e ci sono soprattutto i fondi del PNRR che devono arrivare e quindi devono essere spesi nel modo migliore. C'è qualcosa che ha sbagliato il centrodestra? Io non sono un politico fino al punto da poter capire cosa si è sbagliato. Aspettiamo di vedere il risultato finale con lo spoglio totale delle schede. Aspettiamo di incontrare gli alleati e aspettiamo di capire che cosa possiamo aver sbagliato. Per quello che mi riguarda, io più di così non potevo fare. Ho dato tutto, sia fisicamente che psicologicamente. Ho guidato per migliaia di chilometri, ho camminato migliaia di passi e ho cercato di conoscere, di incontrare e di ascoltare il maggior numero di persone possibile. Persone, associazioni, comitati. E quindi io quello che potevo fare l'ho fatto, credo che anche i miei alleati quello che potevano fare lo hanno fatto. Adesso bisogna capire e stabilire come mai ci siamo fermati a quella percentuale che ci soddisfa al 70%. Da domani come organizzerete il lavoro? Le elezioni sono passate, però... Dunque, la lista civica Viva Ravenna è viva e vegeta perché è formata da persone assolutamente entusiaste e appassionate della loro città che sicuramente non hanno fatto le comparse in questa tornata elettorale come a qualcuno è stato richiesto e imposto di fare, quindi non hanno dovuto prestare il nome per riempire una lista o per dare la possibilità a qualcun altro di candidarsi. Viva Ravenna si riunirà nei prossimi giorni per capire come comportarsi, per sapere quanti rappresentanti avremo in consiglio comunale, per capire cosa succederà nei consigli territoriali, perché vorremmo partecipare alla formazione dei consigli territoriali, per partecipare alle commissioni comunali, quindi consiliari, per partecipare quotidianamente alla vita della città. Quindi Viva Ravenna è viva e vegeta ed è anche sempre in forma sbagliante. Quindi inizia un lavoro in vista delle prossime elezioni. Inizia un lavoro che dovrà fare strada e portarci magari alla prossima tornata amministrativa, anche se tra qui la prossima tornata amministrativa ce ne saranno diverse da fare dal punto di vista politico, dal punto di vista anche amministrativo in altri ambiti. È chiaro che cominciamo un lavoro non facile, che però siamo armati di grande pazienza, di grande tenacia e di molto entusiasmo per poter ben figurare.